Energy si è accreditata negli ultimi anni come una delle fiere più importanti a livello internazionale del settore. Reverberi Enetech ha partecipato già l'anno scorso con ottimi risultati a questa fiera, perché è un momento in cui sia le pubbliche amministrazioni che le aziende specializzate nel settore riescono a trovarsi e a confrontarsi per qualche giorno. Quindi ci ha fatto molto piacere scoprire che Key Energy era una delle poche fiere che è riuscita a organizzarsi con misure anti-Covid e permettere la possibilità di tenere l'evento in ogni caso. Noi poi ci teniamo particolarmente perché a fine anno si concluderà il progetto Life di ADEM, che è un progetto che ha visto l'installazione di 1000 device nel quartiere Eur di Roma Capitale, a Rimini e a Piacenza, destinati ad un'illuminazione smart e intelligente, la cosiddetta illuminazione adattiva, oltre che alla misura del rumore ambientale e dei gas ambientali. L'azienda durante il lockdown ha avviato una profonda riflessione e che ha riguardato principalmente l'approccio e l'interfaccia verso i clienti. In definitiva abbiamo capito che era importante, per venir bene e rilanciare l'azienda dopo questo periodo difficile, valorizzare le risorse umane. Quindi è partita una campagna di selezione di nuove figure professionali da inserire in azienda, ma nello stesso tempo una campagna di formazione per poter permettere alle persone che attualmente operano nell'azienda di avere la massima autonomia